Quando nel 1997 ho adottato la mia prima bambina a distanza in Uganda, non potevo immaginare che un giorno avrei fatto questo viaggio. Da allora è via via cresciuto in me il desiderio di andare a trovare la mia bambina, vedere dove stava crescendo, conoscere la sua famiglia, verificare di persona come veniva usato il mio sostegno economico. Alla fine mi sono lanciato. Non mi rendevo conto che stavo per fare il viaggio più entusiasmante e gratificante della mia vita. L'Uganda è uno dei paesi più poveri e svantaggiati al mondo, dove la popolazione lotta quotidianamente contro la povertà. L'ugandese medio guadagna meno di un euro al giorno, 69 centesimi per la precisione. Solo una persona su tre ha accesso all'acqua potabile e solo un bambino su cinque arriva alle superiori. Per molti abitanti dell'Uganda la situazione è disperata. Molti solitari intorno a me, molti tristi sofferenti. Fragili bambini bianchi e neri, indifesi e abbandonati. Fiona, la bambina che ho adottato a distanza, vive a Muisi, un piccolo villaggio a circa 10 ore dalla capitale Kampala. Mentre a Kampala l'economia è relativamente fiorente, con alcune industrie e opportunità di lavoro, gli abitanti delle campagne vivono ancora in condizioni molto arretrate. L'AIDS e i recenti conflitti interni hanno provato allo stremo questa regione dell'Africa. Per molte persone, purtroppo, è più familiare la morte che la vita. Eppure, in mezzo a tanta disperazione, quando abbiamo svoltato per entrare al centro Compassion, sembrava di essere in un altro mondo. Mai più ci saremmo aspettati di venire accolti da una banda musicale in marcia. Per me è una grande emozione stare qua. Io sono veramente contento di avere preso la decisione ormai diversi anni fa di adottare questa bambina a distanza. Ho cercato di assolvere a questo compito dell'adozione in maniera veramente degna del fatto di essere un cristiano. Noi che siamo dei cristiani dobbiamo trasmettere l'amore di Cristo come Dio ci suggerisce. Io penso che non c'è modo migliore, una cosa veramente importante, sono veramente fiero, sono orgoglioso di aver contribuito con un piccolo sacrificio, veramente un piccolissimo sacrificio alla crescita meravigliosa di questa meravigliosa bambina. Tante volte, stando distanti, non riusciamo neanche a capire qual è l'impatto, qual è la conseguenza di un piccolo gesto che noi possiamo fare stando appunto distanti. Io sono veramente oggi, tocco finalmente con mano quello che per anni abbiamo seminato, tocco con mano la crescita meravigliosa di questa bambina, tocco con mano la pace che c'è in questa famiglia, la gioia e la gratitudine verso Dio che questa famiglia ha.